È il 3 maggio 1938. Roma è vestita a festa. Nelle strade, nelle piazze, risuonano le note dell'inno tedesco e di giovinezza, l'inno fascista. Ma non è la primavera di bellezza annunciata dalla canzone. Nella capitale è arrivato il Führer, l'uomo che ha trasformato la democrazia tedesca in una dittatura, l'uomo che agli albori della sua carriera politica si è ispirato soltanto a Benito Mussolini. Il Führer in Italia per una visita ufficiale, ma quella che appare come una giornata di festa nasconde in realtà ben altro. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata. Italia e Germania stanno per suggellare un'alleanza bellica, il patto d'acciaio, che darà inizio agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. È una partita a scacchi tra due dittatori spietati, il Duce e il Führer. Ma è anche la storia di una folla entusiasta al passaggio di Hitler e Mussolini. Donne, uomini, bambini che sembrano in preda a un'allucinazione collettiva. Un grande regista, Ettore Scola, ne ha tratto un film. Il titolo è Una giornata particolare, come il nostro programma. E noi oggi rievochiamo un'epoca e vi portiamo dentro la giornata particolare che ci ha ispirato.